È indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato di Dora La Greca, la trentenne morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo un volo di circa 12 metri. L'ex modella ha perso la vita in ospedale, dove era stata trasportata dal 118, allertato dallo stesso Capasso in seguito alla caduta dalla sua abitazione. L'iscrizione sul registro degli indagati del trentenne in cerca di occupazione è un atto dovuto in considerazione dell'autopsia sulla salma della trentenne che si tiene nell'ospedale San Carlo di Potenza. Il giovane, tutelato dall'avvocato Domenico Stigliani, ha potuto così nominare un perito di parte e tutelare la sua posizione, così come ha fatto anche la famiglia della donna difesa dall'avvocato Renivaldo La Greca. Sono stati nominati anche i periti per l'arrivo dei RIS nella mansarda in via di Giura a Potenza, dove si è consumato il dramma. Gli inquirenti nel frattempo hanno ricostruito cosa Dora avesse fatto durante la giornata di venerdì. Ha trascorso il pomeriggio ad Arena Bianca, la frazione di Montesano sulla Marcellana, dove vivono i suoi genitori e dove spesso la trentenne trascorreva le giornate libere dal lavoro. Ricordiamo che lavorava a Tito in una scuola. Dopodiché, insieme al fidanzato con il quale si frequentava da qualche mese, è stato in alcuni locali di Potenza, in via Isca, e anche a una festa di laurea. Trascorsa la mezzanotte, sono tornati a casa in auto, quindi il litigio raccontato dallo stesso Capasso agli inquirenti durante le 5 ore di interrogatorio della giornata di sabato e infine il tragico epilogo. I carabinieri sono al lavoro da sabato mattina per ricostruire quanto è avvenuto. Per questo motivo la procura di Potenza, guidata da Francesco Curcio, ha disposto anche il sequestro, oltre che della mansarda, dei cellulari.